Si assiste a metà, solo metà di uno spettacolo. Si legge un terzo, solo un terzo di un libro. E si ottiene così un godimento del tutto differente da quello che l'autore è stato tanto buono da riservarci. È nell'arbitrarietà che sta tutto il segreto. C'era un uomo alle cui chiacchiere fui costretto un po' troppe volte a prestare ascolto. Per ogni occasione aveva pronta una conferenzina filosofica assai noiosa. Prossimo a disperare, all'improvviso mi resi conto che mentre parlava sudava terribilmente. Potevo vedere come le gocce di sudore si raccoglievano sulla sua fronte, come si riunivano i rivoletti che colavano giù lungo il naso e finivano a penzolare sull'estremo vertice. Da quel momento tutto era cambiato. Avrei potuto anche incitarlo ad attaccare con una delle sue istruzioni filosofiche pur di tenere dietro a quella goccia di sudore sulla punta del suo naso. Ecco. È estremamente salutare lasciare che la realtà si indifferenzi su un dettaglio arbitrario. Si trasforma qualcosa di accidentale in assoluto e come tale degno di assoluta ammirazione. E tanto più salda sarà la nostra arbitrarietà quanto maggiore sarà il divertimento. L'occhio con cui si guarda la realtà va costantemente modificato.